sia coscienza, voglio fare c'è riverenza. Pensa e ripensa, di quant'anni utara tua me panza, e di lacrime di pura sostanza, come fuoco che brucia e ta bamba. Ora voglio contare ta storia e a rinfriscare ta memoria. Una edizione che si rinnova ormai da 31 anni, stiamo parlando della Sagra dell'Uva di Roccazza, anche quest'anno grande attenzione ai prodotti tipici del Chiaramontano e c'è soprattutto dietro uno staff ben collaudato per organizzare al meglio questo appuntamento. C'è uno staff ben organizzato di circa 90 persone che assieme tutti siamo diventati una forza crescendo nel tempo, negli anni, ecco, in 31 anni di lavoro. Siamo partiti da una piccola manifestazione e l'abbiamo portata a una manifestazione abbastanza evidente. Onore, tanto onore ai prodotti nostri, all'uva, al mosto che produciamo, ai prodotti tipici del luogo e tanto onore anche a queste 90 persone che tutti assieme diamo vita a questa manifestazione. Prodotti tipici del Chiaramontano. Per tipici intendiamo soprattutto la nostra uva, sia quella da mosto che da tavola, ma poi abbiamo aggiunto la nostra salsiccia. Chiaramonte la salsiccia, oltre a un ristorante conosciutissimo in tutto il mondo, è un prodotto molto conosciuto, quindi apprezzato da tutti i visitatori. Ci siamo spostati all'interno di uno degli stand della Sagra dell'Uva e ci si prepara per questa lunghissima serata. Praticamente iniziamo dalla parte più complicata, diciamo. Siamo vicino a una pentolona, tra virgolette, dei famosi cavati cotti nel mosto. Appena dopo c'è un'altra pentola dove sono cavati i raviolini ripieni di mandorla. Questa è la fase più delicata che abbiamo nella manifestazione. Oltre ad avere un prodotto bollente che è molto pericoloso, c'è la sapienza delle mani che lavorano, di tante persone che negli anni hanno maturato un'esperienza particolare nel condire, nel mettere le dosi adatte, nell'avere la giusta cottura e poi la preparazione nelle vaschette. È un processo particolarissimo. Una vaschetta di buone e squisite frittelle. Questa è un'altra fase molto delicata della Sagra, praticamente dopo l'impasto che abbiamo il laboratorio qua, insomma allestito come da regola sanitaria, siamo nella frittura delle frittelle. Praticamente l'impasto condito con della cannella, degli aromi naturali, poi viene fritto in questa pentola bollente che molto pericolosa, forse più pericolosa del mosto. E il dopo poi siamo dall'altra parte dove ci sono le ragazze che dopo la cottura vengono insaporiti con cannella, zucchero e aromi e vengono serviti al pubblico. Lavora dietro le quinte anche per preparare il buon panino con la salsiccia. Assolutamente sì, qua ci sono i ragazzi che sono gli specialisti della salsiccia per quanto riguarda l'arrosto. L'amico Pippo Iacono è lo specialista per eccellenza, i panini speciali, oltre alla salsiccia, conditi con altre cose, ortaggi nostri, vengono fatti da lui, quindi lui può dire anche due parole in merito alla situazione. Ma come vengono fatti questi panini così buoni? Niente, mettiamo un po' d'olio di oliva, quello nostro giustamente, un po' di aglio, peperoncino, basilico, insomma tutti i prodotti nostri. Ed ecco la regina della Sagra dell'Uva di Roccazza. Hai detto benissimo, la regina è proprio l'uva Italia, assieme all'uva Italia ci sono altre varietà di uva, sempre del nostro territorio, che coronano il sogno un po' di tutti i visitatori, vengono per la mostata, per i cuddereddi, le frittelle, i panini con la salsiccia, il dolce, qualcosa, ma poi la regina è l'uva Italia e le altre varietà. Sia coscienza, voglio fare c'è riverenza. Pensa e ripensa,
sì, da muri narato abbastanza, fare stare in sana stanza, a combattere con la tua assenza, però a chiacchiere a malo parlare, possi credi tu non sai. Preferibilmente siamo giunti alla 31ª edizione, con tanti sacrifici, tante cose, comunque siamo arrivati a buon punto e finalmente siamo arrivati alla serata cruciale di questa sagra, 31ª sagra. Cosa è cambiato in questi 31 anni? Ma sono cambiate tante cose, intanto abbiamo avuto un po' di cose per il piano di sicurezza, quello, l'altro, insomma c'è stato un po' di burocrazia, però l'abbiamo superata perché diciamo che siamo a norma di tutto quello che abbiamo fatto e ci siamo riusciti anche quest'anno. Un'associazione ma soprattutto un gruppo di amici. Sì, questo senz'altro, senza dubbio, questo siamo un gruppo affiatato, molto ci rispettiamo l'uno con l'altro, e c'è molto rispetto, diciamo, sì, questo sì. Per gli amici buon pranzo, amici. Ma soprattutto c'è un attrezzo che serve comunque per tagliare la salsiccia per porzione tutte uguali. Al vivo porzione uguale, per persone uguale, cotta uguale, tutto uguale, vera, salsiccia vera, olio vero, tutto vero. Con piacere quello che facciamo lo facciamo con amore e con il cuore. Ma com'è questa salsiccia stasera? Salsiccia fatta dal nostro macellaio di fiducia, Gueli, e da maiale ragusane, originale condimento finocchietto selvatico, tutto chiaramontano, tutto dal vivo, tutto dal vero. Perciò ci godiamo questa serata e con un buon pranzo a tutti. Ma quando picchio sonno e marrenno, tu lo vai.